Sembra più tranquilla adesso, Amour e Belle. Arrivano un po' lanciati, i numeri bassi. Ripetiamo il campo partente: Achille BLV, Melby 3, Caura, Amour e Belle, Veri Gioia, Chela Pal Ferme, Anthony Leone in prima fila, Zeosauro Jet, Virtuoso Luis, Global Trustworthy, Crit King Wine vicino Mac, Usain Tolly in seconda fila. Problemi per il numero 1 Achille BLV. Alla chiusura delle ali, Aura e Achela Pal Ferme, lotta serrata tra le due. Per il momento non passa, che la Pal ferma, Aura la rientra, poi il 4 Amour e Belle che precede Melby Drake. 200 metri volati in 12 e mezzo con Aura che si è opposta, che la Pal ferma, ritrattasi in seconda posizione. In terza Amour e Belle, poi Melby Drake, via via gli altri. Seconda pariglia per il momento per il favorito contro Global Trustworthy, 26 e 2 il quarto iniziale, scintille nella prima fase, è rimasto in terza ruota Anthony Leone che punta in avanti, subisce adesso l'anticipo di Achela Pal Ferme, 42 e mezzo, scintillanti 600. Seconda pariglia per Veri Joy, guadagna una posizione di dentro a Amour e Belle. Terza pariglia per Global Trustworthy che si piega un po' in curva. Gli 800 in 58 ha potuto rifiatare leader con una frazione in 15 e 5. Si presenta già in terza ruota Global Trustworthy, nel frattempo davanti accelerano e come accelerano. Chilometro volato in 1:11 e 9 con 13 e 7 dagli 800 ai 1000. Achela Pal Ferme mette mezzo cavallo davanti ad Aura, la sta sopravanzando, sta facendo un numero, poi Global Trustworthy ed Amour e Belle. Amour e Belle perde qualche battuta, si aggiunge alla lotta Crit King Wine dopo i 1:02:01:25 e qualche spicciolo. Ingresso in retta d'arrivo, deve essere richiesta che la Pal Ferme, ha speso tanto, ma lo stesso hanno fatto anche gli altri, a che la Pal Ferme in fuga, sembra imprevedibile, se ne va, a che la Pal Ferme, mentre per il posto d'onore Global Trustworthy si difende da Usain Tolly al quarto. Achille BLV che ha fatto uno sproposito sul mio cronometro 1:54:03 per una strepitosa Achela Pal Ferme presentata al top della carriera da Gennaro Casillo ed affidata ad un decisissimo Antonio Di Nardo che non ne ha voluto sapere di aspettare in seconda posizione, è andato all'attacco di Aura, l'ha sopravanzato sulla piegata finale e poi ha conservato la meglio a media ufficiale di 1:11:03. Chapeau a Gennaro Casillo, ad Antonio Di Nardo, ma soprattutto ad un eccezionale Achela Pal Ferme, i colori del signor Paolo Francesco Caruso, e lei la vincitrice della prima edizione del Gran Premio Valentinia.